Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di una issue che spesso affligge gli utenti di Complete Control MK2 e in particolar modo il problema relativo al sustain pedal. Infatti, come spesso è accaduto, attaccando il sustain pedal direttamente al controller risulta non funzionante. In realtà bisogna settare il pedale all'interno delle configurazioni MIDI che troviamo qui in alto. Clicchiamo su Pedals e controlliamo che il nostro settaggio sia su Switch e non su Continuous. Infatti, mettendolo su Switch, troveremo l'opzione Tip and Ring. In questo caso selezioniamo Tip e poi Ring e controlliamo che Ring sia sempre su Switch con assegnazione su Off. Su Tip selezioniamo il pulsante di Control Change, canale MIDI 1, potrebbe essere anche un altro canale ma nel mio caso ho scelto 1, numero di riferimento 64, che è il Control Change di riferimento del sustain pedal. Il mode va settato su Gate, mentre il value va da 0 a 127. Senza queste opzioni non potremo utilizzare il pedale del sustain all'interno di Complete Control MK2. Torniamo sulla nostra configurazione e notiamo che premendo sul pedale ora funziona tutto perfettamente. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, dove affronteremo gli argomenti in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di aderire al mio canale Patreon per poter supportare questa serie di video gratuiti. Ciao, a presto! We'll be right back.